Successo per la terza edizione del Memorial Simone Pardini, quarta prova del trofeo Ducato di Lucca di mountain bike che si è corso a Santa Maria del Giudice. Quest'anno la gara era valida anche come campionato regionale toscano di gran fondo. Circa 100 i partecipanti ai nastri di partenza. La gara è intitolata alla memoria di Simone Pardini, giovane ciclista che 3 anni fa perse la vita travolto da un camion mentre si allenava. Promotore della manifestazione è il padre Roberto Pardini, che ci parla dei percorsi. Percorso molto impegnativo, di percorso lungo di 40 km, dove ci sono delle ascese con un dislivello totale di circa 1400 metri. Poi c'è il percorso corto, anche quello abbastanza impegnativo per junior, le categorie femminili e gli over 60, che è di circa 30 km. Che c'è da dire? La cosa importante è che arrivino tutti sani al traguardo, perché a Simone gli dicevo sempre una cosa: importante è che tu arrivi al traguardo, poi primo, secondo, terzo, quarto, non me ne importa, decimo, non me ne importa niente. Veniamo ai risultati. Vincitore del percorso corto è stato Niccolò Varni della società ciclistica Villafranca. Primo sui 40 km è stato invece Elia Favilli del Bike Innovation Focus Rosti. Ma sono contento, era più di un mese che non correvo e visto che la gara era vicina ho deciso di venire a correre. Un bel percorso, molto tecnico, e mi sono divertito. E c'era anche Stefano, un bel atleta, ce la siamo combattuta e è andata bene, dai. Lo Stefano secondo classificato è Stefano Valdrighi del Lee Coogan Racing. Terzo Giuseppe Panariello del New Bike 2008 Racing Team. Tra le donne, prima Alice Lunardini del Cicli Taddei, seconda Cristina Roberti. L'organizzazione della gara è stata resa possibile grazie all'impegno del Monte Faeta, del New Bike di Calenzano, la squadra per la quale correva Simone Pardini, del gruppo paesano di Santa Maria del Giudice e diversi sponsor.